Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi vi voglio mostrare quattro tipologie differenti di carica batterie per pacchi batterie al litio. Partiamo da questo, è un carica batterie 230 volt 10S, perciò 42 volt massimi, 30 volt minimi. Eccolo qui. Cavo 220, connettore 220 che va qui. Caratteristiche tecniche: 100-240 volt AC, 50-60 Hz, 42 volt massimo 2 ampere come corrente di ricarica. LED è qui rosso o verde in base allo stato di ricarica. Poi abbiamo questo, che è un caricabatterie da 100-240 volt, 50-60 Hz, 16,8 volt, 2 ampere. Questo è per pacchi batterie 4S, LED di segnalazione sempre rosso o verde. Questo invece è un piccolo alimentatore da 3 S12,6 volt massimo LED di segnalazione. Poi abbiamo il più grande di tutti, che è questo. Come leggi, un 12S 50,4 volt 2 ampere. Ti voglio fare questo video per farti vedere quante tipologie, quanti modelli di carica batterie esistono in commercio. Spia, ok. Allora, questa è presa sciuco, connettore 220 che va qui, fusibile in ingresso di protezione, ventola per la dissipazione dei chip interni, MOSFET interni, LED 1, LED 2, fusibile di uscita che protegge appunto dalla bassa tensione. Connettore che è uno standard connettore come così, cavo circa 1 metro di lunghezza, caratteristiche tecniche 100-240 volt, 2 ampere. Poi però ovviamente questo stesso modello con queste stesse dimensioni, rifiniture, eccetera, eccetera, è disponibile anche in altre varianti. Per esempio, c'è la variante 100-120 volt in alternata e basta, o c'è la variante 220-240 volt in alternata e basta. Questo qui invece è compatibile sia con la 100 volt che con la 240 volt, perciò su questo canto è molto migliore perché è versatilissimo. Poi uscite di alimentazione. È disponibile a 14,6, 16,8, 29,2, 29,4, 29,6, 42, 43,8, 54,6, 58,4, 73 volt. Perciò, come visto, stesso contenitore, però con varie voltaggi di uscita. Ogni voltaggio di uscita dedicata a una determinata batteria. Varia anche dalle correnti di uscita, 2 A è questo qui, il più piccolo della famiglia. Poi c'è il 3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 8 A. Ci dice qui anche che i LED rosso o questo qui che è verde indica LED 1 Red Power On. Perciò quando tu lo colleghi alla rete accende il rosso. LED 2 è un bicolore, perciò questo fa sia rosso che verde. Quando questo è rosso vuol dire che la batteria è in ricarica. Quando LED 2 diventa verde, batteria carica al massimo. Poi ci dice che questa famiglia di caricabatterie possono ricaricare sia litio-ioni che polimeri di litio.
in base poi ovviamente l'IFE più 4, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ovviamente ogni tipologia di caricabatteria ha la sua scheda tecnica. Questo è per litio-ioni standard, c'è la 3,7, ecco, non altro. E niente ragazzi, fate attenzione quando acquistate i caricabatterie e prendeteli sempre possibilmente di buona qualità. Come visto, ne esistono di varie dimensioni, varie forme, vari optional in dotazione. I cavi per le batterie solitamente sono questi, se la batteria non è troppo grande, troppo grossa. Esistono anche altri connettori in corrente continua. Però tutto sta a che batteria dovete andare a ricaricare, perché ci sono batterie che montano questi connettori, ma ci sono altre batterie, per esempio molto più grandi come capacità, che necessitano connettori differenti. Per questo video, ragazzi, è tutto. Ti ringrazio per la visione. Mi raccomando, iscriviti al canale, seguimi, commenta, un like. Ciao e al prossimo video.